Libro di favole intitolato Lupo racconta la SMA, illustrato dall'Istituto Europeo di Design, racconta la malattia, racconta la speranza, racconta una storia di bene contrapposto al male. L'atrofia muscolare spinale, detta SMA, raccontata ai bimbi e pure ai grandi, una patologia subdola che in Puglia colpisce circa 90 persone, una patologia su cui è giusto, corretto, necessario fare informazione. È una malattia rara che colpisce praticamente un neonato ogni 10.000 abitanti e in Puglia noi abbiamo censiti, grazie ai dati che ci sono stati forniti dal coordinamento delle malattie rare, abbiamo censiti 90 pazienti e per la diagnosi è essenziale, fondamentale l'indagine genetica. Oggi ci sono da pochissimo tempo e sono terapie che stanno dando dei grossissimi risultati anche nelle forme in età adulta, prevalentemente nell'infanzia, ma anche nelle forme in età adulta si sta verificando un rallentamento della progressione della disabilità di questi pazienti. Da qui l'emozionante podcast di 14 puntate realizzato per far conoscere a tutti la malattia. Lupo racconta la SMA, racconta appunto i rischi, il trattamento, la prevenzione. Lupo racconta la malattia, lupo racconta la speranza.